grande piacere, ho sempre avuto grandi soddisfazioni, bellissimo pubblico, poi devo dire che suonare in questo scenario mi dà particolare emozione e gratificazione. Penso sempre che la musica debba cambiare a seconda del luogo e dell'ora in cui la fai, e suonare a quest'ora del tramonto, in quello che è uno dei maggiori esempi del paleocristiano, è qualcosa che va tradotto in musica. Quindi ho fatto una scaletta speciale per questo concerto, pescando sicuramente nelle composizioni dai miei dischi di studio, dalle mie tante colonne sonore, i brani con un tratto di forte spiritualità. Una sensazione forte quest'estate che sia veramente ripartito. In generale ho sempre una sensazione che l'atteggiamento del pubblico ai concerti comunque è cambiato. Scelta di vedere dal vivo un artista, cosa che la pandemia ha dimostrato attraverso gli streaming essere totalmente insostituibile come fatto emotivo, non lo puoi sostituire. Il gesto artistico dell'artista che è lì davanti a te, suona davanti a te con un pubblico, e la gente lo ha capito talmente tanto che vive il concerto con una onda emotiva che è diversa, secondo me, rispetto a prima.